Buongiorno a tutti a Lima, buonasera in Italia. Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, all'archeologa, alla dottoressa Nadia Cano, archeologa alla soprintendenza per i beni archeologici, artistici, architettonici della provincia di Sassari. Nadia è un'archeologa che ha una traiettoria, un curriculum di studio e di lavoro sul campo ormai più che ventennale, tutto svolto in Sardegna, e è sicuramente la persona più indicata per poterci mostrare le meraviglie e la storia di questa isola che, come ieri abbiamo evidenziato, presenta nella sua ancestralità e nella sua conservatività di aspetti culturali e tanti punti in comune con il Perù. E appunto, oltretutto, Nadia è anche un'amica, quindi sono veramente molto contenta di averla qui oggi. E senz'altro non sottrarrei più tempo alla conferenza, e visto che abbiamo iniziato un pochino prima, chissà che non ci siano 10 minuti in più, magari per spiegare qualcosa in più della meravigliosa Sardegna. E ringrazio anche il soprintendente della provincia di Sassari per aver permesso a Nadia oggi di essere qui con noi. E quindi lascerei la parola alla dottoressa Cano per questa conferenza dal titolo L'isola dalle vene d'argento, viaggio nel patrimonio culturale della Sardegna. Grazie direttrice, buonasera a tutti, è un vero piacere essere collegata con voi. Il Perù è sempre stato il paese veramente in cima nei miei desideri di viaggio, quindi insomma speriamo prima o poi di poter insomma incontrarci dal vivo. Se avviamo la presentazione, quindi grazie. Quindi come vedete, l'idea è quella di portarvi attraverso una carrellata, insomma, di immagini, attraverso un viaggio, in Sardegna, quindi la mia terra, la mia isola. Avanti, Sì, andiamo ma avanti. io devo andare avanti? Sì, no, Sì, Giuseppe. ok. Sì, perché io non sono riuscita insomma, Non non c'è riesco problema. a metterlo a schermo intero. Quindi, per iniziare, volevo darvi il benvenuto con questa deliziosa centenaria che è la signora Letizia Lucci di Seulo, perché una delle caratteristiche della Sardegna è che la Sardegna è una terra della longevità, quindi si tratta di una delle 5 zone al mondo dove appunto vi è l'aspettativa di vita più elevata, e in particolare questa è una signora di Seulo, il paese dei centenari. Dove addirittura, pensate, su meno di 1.000 abitanti, 28 sono centenari. Quindi c'è un'aspettativa di vita altissima, pari solo in pratica a quella che si riscontra in Giappone, nell'isola di Okinawa. Andiamo avanti. È un'isola, come sapete, che sta al centro del Mediterraneo occidentale. E dal titolo della conferenza, L'isola dalle vene d'argento, è proprio una citazione delle fonti antiche che richiamano la grandissima ricchezza di questa terra dal punto di vista minerario, quindi questa ricchezza era già nota dagli antichi, ma poi soprattutto c'è Erodoto che ci dice che questa era l'isola più grande del Mediterraneo. In realtà non è l'isola più grande, perché noi sappiamo bene oggi che la Sicilia ha una superficie più vasta, però gli antichi non misuravano la terra in chilometri quadrati, pensavano
La misuravano sulla base del tempo che ci mettevano, insomma, per girarci intorno. E quindi la Sardegna, avendo una costa molto, molto più frastagliata rispetto alla Sicilia, risultava per loro più grande. Infatti, pensate, ha una costa di 1.900 km quadrati, chilometri, scusate, e che è pari praticamente a un quarto dell'intera linea costiera dell'Italia. Quindi un quarto della costa dell'Italia si trova in Sardegna. Andiamo avanti. Questa costa è una costa meravigliosa e famosa in tutto il mondo, specialmente la costa orientale, una costa anche molto rinomata, diciamo così, dal punto di vista paesaggistico, ma è anche rinomata, insomma, perché è frequentata, diciamo così, dal jet set. Ma non c'è solo la Costa Smeralda in Sardegna, andiamo avanti. La meraviglia di quest'isola sono proprio le piccole calette, che quindi le piccole spiagge che costellano questa meravigliosa costa, e dove, come vedete, è possibile praticamente fare il bagno in mezzo ai pesci, come se si fosse in un acquario. Andiamo avanti. Queste sono foto da una fotografa molto brava che pubblica le sue foto su Instagram. Invece questa è una foto semplice fatta da noi durante una normale giornata di mare. E quindi, come vedete, sono spiagge veramente meravigliose, quindi il turista conosce la Sardegna specialmente per il mare. Andiamo avanti. Avanti. Ma è proprio dal mare, quindi lì eravamo a Tintino, vicino all'isola dell'Asinara, che partiamo col nostro racconto, perché la Sardegna è una terra antichissima che è ricca di miti, e in particolare è attestato qui il mito di Ercole. Qui vedete una testa di questo dio che proviene da Olbia. In particolare il mito ci dice che l'isola dell'Asinara era l'isola di Ercole, che aveva preso questa forma sinuosa proprio perché il semidio, l'eroe, l'aveva tenuta stretta, insomma, tra le sue mani. Andiamo avanti. Avanti, Silvia. Ecco, ma non è solo una terra di importanti miti, è una terra antichissima, anche dal punto di vista geologico. Quindi qui in Sardegna ci sono le terre più antiche d'Italia dal punto di vista geologico, tra le terre più antiche in Europa, e in particolare quello che vedete è uno dei più antichi fossili, risalente addirittura al Cambriano, quindi un trilobite, che ci dimostra come proprio nella zona del sud della Sardegna, nell'Iglesiente, ci siano queste terre che geologicamente sono le più antiche d'Italia. Rimaniamo ancora, andiamo avanti. Rimaniamo ancora nella scala, diciamo così, geologica, e vi porto a vedere una attestazione che è quella della foresta pietrificata che si trova nel territorio di Martis. Andiamo avanti. Si tratta di un bacino lacustre che in età antica, intorno a 23 milioni di anni fa, insomma, ha subito una serie di eruzioni vulcaniche e si sono create determinate condizioni per cui i tronchi di diverse tipologie di alberi si sono conservati, e quindi in questo raggio di 100 km quadrati si trovano queste impressionanti testimonianze. Quella che avete visto prima era un tronco di un tipo di palma, quindi anche diverse essenze che ci fanno vedere in questa antichissima era ricca di fenomeni vulcanici la formazione dell'isola. Fenomeni vulcanici che non ci sono più attualmente, perché grazie a questa antichità attualmente la Sardegna non registra, diciamo così, vulcani attivi, e è una terra dove non si verificano terremoti, oppure se si verificano in modo veramente molto limitato. Andiamo avanti.
Allora, arriviamo invece dalla scala geologica, passiamo alla scala umana. Quindi, le primissime, le più antiche attestazioni della presenza umana in Sardegna datano addirittura al Paleolitico inferiore, quindi circa 400.000 anni fa. Come arriva l'uomo in Sardegna? Allora, intanto era un periodo dove ancora non esisteva l'Homo sapiens, c'era ancora l'Homo erectus. E cosa succede? Che durante il periodo delle glaciazioni l'acqua rimane imprigionata nel ghiaccio e quindi la costa non era quella attuale, ma la Corsica e la Sardegna erano praticamente unite in un solo blocco. Così come le isole della Toscana erano a loro volta unite alla terraferma. Quindi, come vedete in alto dove c'è quella piccola freccetta, tra la Corsica e le isole, e quindi la terraferma della Toscana, c'era un piccolo braccio di 5 km, che quindi poteva essere attraversato molto agevolmente a vista. E quindi è così che i primi, diciamo, esploratori umani sono giunti in Sardegna. Dove sono giunti? Sono giunti nella zona dell'Anglona, appunto vicino alla foresta pietrificata, una zona ricchissima della più grande ricchezza di quel periodo, cioè la selce. Quindi siamo nel Paleolitico inferiore, quindi la ricchezza più grande era la selce. Avanti. Con la selce, appunto, si lavorano i primi strumenti. E gli scavi condotti dall'Università di Firenze hanno messo in luce questi livelli, appunto, datati a 400.000 anni fa, e in particolare nel Museo di Perfugas, che è un museo di cui ho curato il riallestimento, ci sono esposti questi che sono i più antichi manufatti umani presenti nell'isola. Vedete in basso, nel museo era riprodotto il calco dell'area scavata, non era molto agevole per le persone riuscire a capire, diciamo, da queste pietre di che cosa si trattasse, e così andiamo avanti. Abbiamo realizzato appunto per il nuovo allestimento questo meraviglioso pannello dove si riproduce l'ambiente naturale e si fa vedere come il gruppo umano lavorava appunto la selce per ottenere gli strumenti necessari per la propria sussistenza. E rimanendo nello stesso museo, avanti, troviamo una delle più antiche forme artistiche dell'isola. Siamo nel Neolitico, quindi precisamente intorno a 6.000 anni fa, con la cultura del Neolitico medio, e queste sono le statuette che raffigurano una divinità, la dea madre. A dire il vero, non si sa bene se rappresenti una divinità o comunque rappresenti semplicemente una donna, sicuramente una donna molto florida. E questa in particolare ha un dettaglio diverso da tutte le altre statuette che sono state trovate. Andiamo avanti. In braccio, infatti, teneva un bambino, quindi si qualifica proprio nel suo ruolo di madre, di mamma. E queste statuette ci aprono un mondo. Nel Neolitico noi pensiamo magari di avere a che fare con una popolazione che non aveva, insomma, anche una religiosità particolarmente sviluppata, ma sia queste statuette, sia il modo che queste genti avevano di seppellire i loro defunti ci dicono il contrario. Andiamo avanti. Pensate che il defunto in pratica veniva messo all'interno di queste piccole grotticelle scavate nella roccia, il corpo veniva completamente ricoperto di ocra rossa, quindi una terra che colorava il defunto del colore del sangue, quasi a voler restituire la vita, e accanto venivano messi gli oggetti del corredo, quindi qui vedete il pasto,
Ma gli veniva messa vicino alla mano proprio questa piccola statuetta di divinità. E probabilmente, appunto, o una dea che doveva proteggerlo, oppure, come pensano altri archeologi, una compagna per l'eternità. E qui vi voglio far vedere in particolare in questo esemplare la raffinatezza della conciatura. Quindi tutte queste statuette che sono rappresentate con delle forme abbondanti, molto morbide, hanno tutto questo cappello molto elaborato, delle acconciature molto elaborate, e quello è l'elemento, insomma, che ci fa pensare che si tratti proprio della rappresentazione di una dea. Andiamo avanti. Ecco qua, quindi qui c'è il defunto all'interno della grotticella con tutto il suo corredo e appunto vedete la posizione che insomma su un fianco è accovacciato, quindi quasi come a voler tornare nel grembo materno. Avanti. Allora, la grande ricchezza del Paleolitico era la selce. Quella del Neolitico era l'ossidiana, quindi l'ossidiana della Sardegna si trova negli affioramenti del Monte Arci, che vedete indicata con il puntino rosso. Era un vetro vulcanico la cui lavorazione era veramente facile, faceva ottenere degli strumenti affilatissimi. C'erano tre affioramenti principali, quello della Sardegna a Monte Arci, quello di Palmarola e quelli siciliani a Lipari a Pantelleria. Quindi, invece, con il colore vedete proprio in marroncino le aree dove stiamo parlando del Neolitico, quindi ripeto, stiamo parlando di 6.000 anni fa, dove questa ossidiana sarda è arrivata, quindi nel sud della Francia e anche, insomma, e anche oltre ovviamente tutta la Corsica, la Toscana, eccetera. Quindi il nucleo di selce che vedete in alto, cioè un grosso ciottolo di ossidiana da cui si ricavavano progressivamente tutte le varie lame, al tempo rappresentava una grandissima ricchezza per chiunque, insomma, lo dovesse possedere. Andiamo avanti. Ma le testimonianze principali che noi abbiamo di questo periodo purtroppo non riguardano l'aspetto degli abitati, ovvero noi degli abitati, degli insediamenti, troviamo magari in superficie appunto delle schegge di ossidiana, della ceramica, però non troviamo strutture, mentre per questo periodo pre-neolitico troviamo oltre 3.500 tombe che sono state realizzate da queste popolazioni nella roccia. Sono delle tombe particolari perché, come vedete, e questa è una caratteristica dei beni archeologici in Sardegna, c'è proprio un grande connubio tra il monumento archeologico e il paesaggio. Quindi il monumento archeologico è proprio un elemento caratterizzante del paesaggio. E queste tombe in particolare, siccome sembrano delle piccole casette scavate nella roccia, venivano chiamate dagli antichi abitanti della Sardegna, venivano chiamate Domus Deianas, cioè case delle fate. E quindi andiamo avanti. Queste sono sparpagliate più o meno in tutta la Sardegna. Queste che vedete segnate però sono quelle più, diciamo, più quelle decorate, che al loro interno riproducono proprio la casa dei vivi, che era scolpita nella roccia ed era scolpita nella roccia con il solo utilizzo di strumenti di pietra. Andiamo avanti. Ecco, questa per esempio è una di queste tombe. Sono da un punto di vista tipologico, sono molto simili alle tombe molto famose che si trovano in Etruria, quindi in Toscana, tra Toscana e Lazio, però queste sono molto più antiche perché insomma hanno circa 3.000 anni in più, però hanno degli elementi proprio in comune, quindi in particolare la riproduzione della casa con il soffitto con le travi, la riproduzione al centro della stanza del focolare.
E poi sullo sfondo della parete, in questo caso, vedete un simbolo molto importante. Si tratta di una falsa porta. Quindi la falsa porta, che era un punto di passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Quindi è evidente che queste genti avevano proprio una concezione dell'aldilà molto sviluppata. Si arrivavano a scavare nella roccia questo genere di tombe. Andiamo avanti. Questa è sempre la stessa tomba che ha altre due false porte nella cella, diciamo così, di ingresso. E qui vedete la perizia e la perfezione proprio nella lavorazione. Avanti. Andiamo avanti, ok. Un altro esempio è questo. Indietro, torna un attimo indietro per favore. Ok, questo è un esempio sempre di tomba, oltre che essere scolpita, in questo caso conserva benissimo tutte le pitture, quindi veniva dipinta anche in questo caso con ocre e altri pigmenti naturali. E in questo caso nella cella che vedete in fondo sono riprodotti dei bellissimi motivi a spirale. Andiamo avanti. Ok, avanti. Questa è l'ultima, no? Indietro di nuovo. Ok, questa è l'ultima tomba che è stata scavata, l'abbiamo scavata l'anno scorso, quindi è proprio fresca di scoperta, diciamo così. Si era entrati in questa tomba, ma si pensava che non si potesse scavare perché non sembrava in buone condizioni. E invece ci ha restituito anche in questo caso delle decorazioni meravigliose. Anche in questo caso il soffitto scolpito, il pilastro decorato e in basso, come vedete, il focolare. Andiamo avanti. Ed ecco, questo è uno schema che ci propone tutte le diverse fasi di realizzazione di queste tombe. Quindi pensate alle condizioni comunque di queste, che dovevano essere delle maestranze specializzate, che penetravano all'interno della terra, la scavavano, insomma, prima in maniera più rozza, poi piano piano andavano a rifinire in maniera sempre più particolareggiata, fino appunto a realizzare i simboli che rappresentano in questo caso, in alcuni casi spirali, in altri casi delle proto-metaurine, quindi indicando la presenza anche di una divinità maschile accanto alla divinità femminile, e poi decoravano tutto dipingendo, queste decorazioni con l'ocra. Quindi immaginatevi, tutto questo veniva fatto solo attraverso l'uso di strumenti di pietra, perché queste sono tombe del Neolitico. Andiamo avanti. Quindi, come erano difficili le condizioni insomma, di chi doveva scavare sicuramente questi ipogei, sono anche abbastanza scomode le condizioni di studio. Sparita la presentazione? Non si vede? Silvia, ok. Perfetto. Sono scomode anche le condizioni di studio, quindi qui vedete due miei colleghi che sono intenti all'effettuazione di rilievi all'interno di questa tomba, anche questa di recente scoperta. Andiamo avanti. E questa sono io dentro una tomba più piccola, vedete anche questa decorata, molto molto stretta e quindi insomma. Per entrare bisognava per forza essere molto molto magri, molto in forma, perché, insomma, perché lo spazio per entrare, essendo piena di terra, era veramente stretto. Avanti. Ok, quindi lasciamo il Neolitico e andiamo invece, come vedete, vi ho portato proprio la scala cronologica che abbiamo realizzato per il Museo di Perfugas, quindi ci sono tutte le epoche. E andiamo dal basso verso l'alto, proprio come succede negli scavi archeologici, no? Gli strati più, man mano che si scende, si trovano gli strati più antichi. Andiamo adesso all'età del rame. Nell'età del rame, questa popolazione neolitica, che sembra una popolazione pacifica, perché noi non abbiamo trovato muri, non abbiamo trovato armi.
Questa popolazione invece arrivano in questo periodo dell'età del rame delle genti dall'esterno. Quindi in questo momento si inizia a costruire delle grandi muraglie e sembra insomma che la tranquillità che caratterizza il Neolitico cambi invece con un periodo di grandi movimenti e anche con un periodo di conflitti. E quindi appunto era necessario costruire queste enormi murature per proteggersi. Si tratta avanti di popolazioni. Ecco, questa è una foto della stessa muraglia dall'interno. Andiamo avanti. Avanti ancora, sì. Si tratta di popolazioni che, quindi, come vedete, sono popolazioni guerriere, e in particolare queste sono le forme d'arte di questo periodo. Sono delle grandi statue menhir che rappresentano dei guerrieri. Quindi se torniamo un attimo indietro, lì in quella si vedeva molto bene, in pratica è rappresentato in alto, vedete c'è una sorta di naso proprio nella punta. Poi c'è questo schema messo a testa in giù, che viene chiamato appunto il simbolo del capovolto, che secondo gli studiosi rappresenta proprio l'anima del defunto che va verso... insomma, verso la terra, e poi in basso la presenza di un'arma, quindi di un pugnale. Dunque, queste sono genti che si rappresentano come guerrieri. Abbiamo sia menhir maschili, la maggior parte, però c'è anche qualche menhir femminile. Andiamo avanti. Questa è una delle sale dell'allestimento del Museo dei Menhir, dove sono raccolti la maggior parte di queste testimonianze. Ancora avanti. Una novità che viene introdotta da queste genti è la trapanazione del cranio. Quindi è in questo periodo che ci sono queste forme, diciamo così, di chirurgia, che in alcuni casi, insomma, non erano riuscite, però in alcuni casi, come in questo, riuscivano e portavano anche alla guarigione, della persona, come dimostra il fatto che l'osso, viene riformato. Quindi circa una quarantina di crani trapanati sono stati trovati in Sardegna, non tantissimi, però è proprio una prova dell'arrivo di queste genti nuove dall'esterno. Andiamo avanti. E arriviamo al, diciamo così, al periodo più caratterizzante della Sardegna, quello dei nuraghi. Siamo passati dall'età del rame all'età del bronzo, quindi siamo in un periodo compreso tra il 1500 e il 1000 a.C. E noi abbiamo circa 10.000 di queste costruzioni, di queste torri megalitiche costruite con grandissimi blocchi che punteggiano e caratterizzano il paesaggio della Sardegna. E questo in particolare il nuraghe più bello, quello che è considerato insomma il più elegante, ed è anche il nuraghe dove faccio gli scavi attualmente, il nuraghe Santo Antine. Andiamo avanti. Ed ecco, come vedete, i nuraghi punteggiavano il paesaggio, quindi in questo caso erano molto vicini tra loro e anche, diciamo così, in comunicazione visiva. Quindi vedete come il paesaggio sardo è proprio strettamente caratterizzato da queste enormi costruzioni. Tenete conto che il nuraghe Santo Antine, che è il più alto che si conservi, arriva a un'altezza di 17 metri. Quindi praticamente quasi quanto un palazzo di 6 piani. Avanti. Ecco, questa è un'altra vista del monumento. Le foto, per quanto siano belle, non danno, cioè non possono arrivare a dare l'idea di cosa vuol dire entrare all'interno del nuraghe. Andiamo avanti. Questo è l'esterno con una delle capanne del villaggio. Questo è l'interno, il cortile, dove vedete sulla sinistra c'è il pozzo e in primo piano c'è la torre centrale, che è chiamata anche mastio e quindi era il punto focale, diciamo così, del nuraghe. Andiamo avanti. E
poi, tra una torre e l'altra, c'era questo incredibile sistema di corridoi che collegavano tutte le parti dell'edificio. Quindi sono corridoi realizzati con massi megalitici, massi ciclopici, messi in opera senza l'uso di alcun legante. Quindi queste sono le costruzioni a secco più alte, più grandi del Mediterraneo. E quindi sono paragonabili, per esempio, alle strutture che si trovano in Grecia, a Micene. Avanti. Ecco com'era la struttura di Onnuraghe, diciamo noi oggi lo vediamo senza la sua parte sommitale, ma così doveva presentarsi, quindi quasi come un castello con le sue torri, con il suo bastione. La particolarità è che dentro queste torri, all'interno, il sistema di costruzione era quello della tholos, cioè la falsa cupola. Quindi c'erano dei cerchi di pietre che andavano progressivamente a stringersi fino alla sommità. Per esempio, nel caso del nuraghe Sant'Antine che vedete a fianco, c'erano due livelli, quindi all'interno delle torri laterali c'erano due di queste cupole, una sopra l'altra. All'interno della torre principale, dove vedete le finestrelle, c'erano addirittura tre di queste cupole, una sopra l'altra. Questa che vedete nella foto è una delle tholos più belle, quella del nuraghe Pisco di Suelli. La più alta, pensate, è alta 12 metri ed è quella del nuraghe Sparas di Isili. Avanti. Allora, ecco, questa è un'altra vista dall'interno che un po' vi dà l'idea di cosa vuol dire trovarsi all'interno di questi monumenti e che vi fa vedere qual era la perfezione proprio della lavorazione. Quindi andiamo avanti. Questa è un'altra ricostruzione, una ricostruzione del nuraghe al Rubbio, che invece è il nuraghe che finora ha restituito il maggior numero di torri. Pensate che quando questo nuraghe era ancora integro, la sua altezza arrivava a 27 metri. Quindi, insomma, in questo caso addirittura un palazzo di 9 piani. Avanti. Ovviamente non esistevano, i nuraghi erano, diciamo così, il punto focale della civiltà nuragica, il posto dove si prendevano le decisioni, insomma, probabilmente anche dove si stoccavano le risorse per difenderle. Ovviamente la gente viveva nei villaggi, mentre per seppellire ci sono delle tombe molto, molto imponenti, erano delle tombe di tipo collettivo che prendono il nome di tombe di giganti. Erano delle tombe che avevano un lunghissimo corridoio funerario e poi sul davanti, vedete, avevano questa struttura, anche questa megalitica, e in particolare la stele centrale che voi vedete insomma, al centro, era a volte alta anche più di 3 metri. Quindi questi non solo erano dei monumenti funerari, ma erano anche dei segni molto importanti che si vedevano sul territorio, quindi in qualche modo era un elemento che segnava proprio il paesaggio, segnava i confini tra una tribù e l'altra. Avanti. Ecco, questo è il dettaglio della stele di una tomba di giganti. Vedete l'imponenza e vedete anche, pensate che questa appunto è più alta di 3 metri. Il portellino all'interno probabilmente era solo, diciamo così, simbolico, perché in realtà le salme venivano calate invece dall'alto del corridoio. Avanti. Oltre alle tombe costruite, alle tombe di giganti costruite,
Specialmente nell'area di maggiore diffusione delle Domus Deianas vengono anche realizzate delle tombe di giganti scolpite nella roccia. Siamo sempre in periodo nuragico e questo è uno degli ipogei più belli di questo periodo, che è l'ipogeo di Saspunta Satissi. Avanti. Allora, abbiamo visto i monumenti funerari, ma anche i nuragici avevano una religiosità molto profonda. Si trovavano in un momento, specialmente diciamo tra il 1200 e il 1000 a.C., dove si verificava una grandissima siccità. Probabilmente i nuragici, per costruire i nuraghi, hanno in gran parte disboscato il territorio regionale. E quindi questo ha aggravato un periodo di grande siccità e dunque i templi dei nuragici erano specialmente dedicati alla conservazione dell'acqua. Quindi per l'acqua venivano costruiti questi meravigliosi pozzi. Anche questo è un pozzo dove ho scavato recentemente nel 2019, avanti. E ora vi faccio vedere nella prossima diapositiva qual è la perfezione di queste strutture. E quindi tenete conto della perfezione della lavorazione. Quindi c'era una scala che conduceva all'acqua e una scala rovescia, quindi che costituiva il soffitto della scala, anche quello fatto con la stessa forma, che, come vedete, andava tutto con un gioco di incastri e appunto ci restituisce una struttura che ancora oggi noi reputiamo veramente perfetta. Andiamo avanti. Uno dei santuari. Ecco, questo ci fa vedere come erano i templi a pozzo, perché questo è quello che si conserva in alzato, e questo è il pozzo, la fonte di Sutempiezo a Orune. E quindi si conserva, vedete, aveva il soffitto a doppio spiovente e poi c'era una sorta di atrio da cui si accedeva alla camera dell'acqua. Andiamo avanti. Un altro pozzo sacro, credo, ho abbondato quei pozzi sacri perché, ecco, questo è il pozzo sacro di Santa Vittoria di Servi, un santuario importantissimo che si sviluppa, pensate, per quasi 2 ettari, al di sopra di un bellissimo altopiano con un meraviglioso panorama, quindi è bello sia dal punto di vista archeologico, ma anche dal punto di vista paesaggistico. Andiamo avanti. Ecco, questa è una vista dall'alto del santuario. Vedete, oltre al recinto sacro, al pozzo, c'è in cima anche una chiesetta che dimostra come il culto antico prosegue anche in età moderna. E questo è appunto il culto di Santa Vittoria. Avanti. Grazie agli scavi nei santuari, queste sono le sorprese, insomma, che si possono trovare. Questo è il nostro recente ritrovamento. È una bellissima statuetta di guerriero. Le genti nuragiche erano delle genti che lavoravano il bronzo e quindi dedicavano presso questi santuari, dedicavano alla divinità queste offerte. Questi appunto sono i nostri ultimi ritrovamenti. Andiamo avanti. Dovrebbe esserci, ok. Vedete, qui ci sono segnati i principali punti di approvvigionamento e di commercio del rame che arrivava in Sardegna e quindi c'era un forte contatto soprattutto con Cipro. Avanti. Questi piccoli bronzi, allora i più grandi sono 40 centimetri, ma sono veramente rari. Normalmente sono alti intorno ai 15 centimetri. Quello che abbiamo visto prima, trovato in scavo, era di 20, quindi sono proprio delle statuette molto, molto piccole, ma sono dettagliatissime. Quindi qui vedete alcuni esempi, una statuetta di guerriero addirittura con quattro occhi e quattro braccia. La riproduzione di una mamma con il suo figlio in braccio, avanti. Il capotribù
è una offerente, quindi vedete il capotribù ha questo pugnale sul petto che è il pugnale dei nuragici, si chiama pugnale Aelsa Gammata, e poi il bastone che era l'attributo appunto del potere. E qui vedete invece una figura femminile che è realizzata proprio in questa maniera filiforme, che sta porgendo alla divinità sempre un saluto e un'offerta. In questo caso sembra un melograno. Avanti. Ma sono centinaia queste statuette, quindi qui vedete un guerriero, un cane, un arciere, un cane che azzanna un cervo. Avanti. Avanti. Ecco, e tramite appunto lo studio di questi bronzetti è stato fatto uno studio proprio per la riproduzione dell'armamentario e dei vestiti dei nuragici. Quindi andiamo avanti. Uno studio molto interessante, quindi vedete, sono stati proprio studiati tutti i dettagli, le acconciature, il modo, insomma, tutte le armi, eccetera. E addirittura andiamo avanti, c'è stata proprio una mostra dove sono stati, avanti, dove sono stati ricostruiti, diciamo così, e questa è una mostra che è stata fatta al Museo di Cagliari, quindi è una sorta di archeologia sperimentale perché si va proprio a ricostruire tutti questi personaggi. Andiamo avanti. Ecco, non solo persone, animali, ma anche navicelle. Quindi questo ci dice che i nuragici navigavano. Questa è una navicella che è lunga quasi 27 centimetri, quindi rappresenta un cervo, perché come sapete le barche antiche nella prua avevano la raffigurazione spesso di animali. Avanti. Avanti. E poi alcuni bronzetti rappresentano invece i nuraghi stessi. Quindi ci fanno vedere appunto come dovevano essere in origine i nuraghi, con queste torri veramente alte che svettavano nel paesaggio. E questi noi ce li abbiamo sia di bronzo in piccolo, quindi di una ventina di centimetri, questo che vedete a sinistra. Mentre ce li abbiamo anche fatti in pietra, e quindi qui vedete un modello di calcare che invece è alto più di 1 metro. E quindi vedete anche qua c'è la torre centrale e tutte le piccole torrette. Avanti. E qua il modello di nuraghe viene da un sito molto importante, il sito di Montiprama a Cabras, che ha restituito tantissime statue di guerrieri. Questi guer erano guerrieri con lo scudo, arcieri, oppure quel primo che vedete a sinistra, i cosiddetti pugilatori. Avanti. Queste sono le statue, qui vedete con la bambina così da vedere la proporzione. Avanti. Ed ecco, queste sono quelle che sono esposte al Museo di Cabras. Andiamo avanti, così le vediamo più o meno tante insieme. Quindi vengono da questo sito dove è stata trovata una lunghissima fila di tombe, delle tombe a pozzetto, e sopra queste tombe c'erano i resti, oltre 5.000 frammenti di queste statue, che sono state composte attraverso un lavoro di restauro davvero eccezionale che ha conseguito premi a livello mondiale. E quindi è stato possibile ricostruire 28 statue e 16 modelli di nuraghe. Andiamo avanti, così vediamo i dettagli. Allora, intanto queste voi le potete vedere collegandovi al sito dove ci sono tutte le riproduzioni in 3D. Quindi se andate in questo sito trovate tutte le statue, tutti i vari guerrieri, pugilatori, arcieri. Avanti. Ecco, questo per esempio è un dettaglio per farvi vedere il grado di davvero di perfezione. Queste sono delle statue che sono più antiche delle statue greche, quindi normalmente si dice che la statuaria inizia con la statuaria greca. E
In realtà queste sono più antiche e quindi diciamo è un unicum, però è stato trovato solo in questo sito in Sardegna, quindi è ancora una questione su cui gli archeologi stanno veramente indagando, perché questa grande statuaria in Sardegna c'è solo in questo sito, solo a Monteprama. Avanti. Ecco, qui alcune immagini, questo è uno dei pugilatori, vedete che porta lo scudo in pratica sopra la testa e poi aveva nelle mani un grosso guantone, per questo si chiama pugilatore. Probabilmente queste erano le truppe d'assalto che si difendevano mettendosi così lo scudo in testa perché insomma dall'alto dei nuraghi gli arrivavano sopra i proiettili delle persone che si difendevano. Avanti. Questo è un dettaglio della resa degli occhi e questo ci fa capire che in realtà non si tratta di tratti, diciamo, di riproduzione di un volto, ma si tratta molto probabilmente di una maschera. Andiamo avanti. Quindi se vedete in particolare in questa statua, vedete che nel volto c'è proprio un segno che sembra indicare che non si tratti della faccia, ma proprio di una maschera applicata. E anche quelle lineette che vedete al posto delle narici sembrano proprio le spaccature all'interno di una maschera più che delle narici vere e proprie. Andiamo avanti. Ecco, non c'entra niente con il periodo di cui vi sto parlando, perché siamo alla fine dell'età nuragica con le statue di Montiprama, ma proprio nella vicina città, Auristano, a pochi chilometri, si svolge tutti gli anni per Carnevale una delle manifestazioni più importanti della Sardegna, che è quella della Sartiglia, dove, come vedete, i cavalieri che si misurano insomma in una giostra alla caccia di una stella, se andiamo avanti lo vediamo, indossano proprio delle maschere. Insomma, che in qualche modo quindi la maschera è presente nella cultura sarda praticamente da sempre. Quindi qui vedete su Componidori, quindi il re della Sartiglia, che con la spada deve cercare di infilzare al galoppo delle stelle con dei piccolissimi buchi. Avanti. Forse c'è anche un altro scatto, questo non è su Componidori, e vedete queste sono delle feste che si svolgono durante il periodo di Carnevale che sono partecipatissime da parte della popolazione e richiamano anche molti turisti. Avanti. Quindi rimaniamo sempre a Cabras, sempre vicino a Oristano, ma cambiamo epoca, quindi dall'epoca nuragica ci spostiamo al periodo fenicio e punico, perché la Sardegna, da partire dall'VIII secolo a.C., diventa meta delle colonie fenicie. E poi, dal VI secolo, viene invece conquistata da Cartagine. Inizia qui il periodo delle dominazioni, a cui sarà soggetta poi la Sardegna per tutto il resto della sua storia. Quindi qui in particolare la città di Tarros, che nasce in età fenicia, si sviluppa in periodo punico, quindi sotto Cartagine, e infine rimane una città molto importante anche in età romana. Quindi Roma conquista la Sardegna nel 238 a.C. Andiamo avanti, vediamo alcune immagini di Tarros. Avanti, vedete proprio una città sul mare, qui abbiamo mare da una parte e mare dall'altra, uno dei siti archeologici più spettacolari. Avanti. E sempre per il periodo fenicio vi ho messo questo bellissimo reperto, che secondo me è il più bello di questo periodo, che è una collana fenicia in pasta vitrea che riproduce delle piccole facce. Questa è proprio una produzione, è un tipo di lavorazione di tipo fenicio. Questa è una collana che è stata trovata a Olbia e si trova però al Museo di Cagliari. Avanti.
Passiamo all'età romana, qui vi ho messo veramente, volevo dilungare più sulla parte nuragica, diciamo che è la parte più peculiare, quindi ho messo un breve flash sulla parte romana, la colonia di Turris Libissonis, che anche questo è un sito dove lavoro e dove conduco anche degli scavi, e in particolare queste sono le terme centrali, andiamo avanti. E proprio di recente abbiamo completato lo scavo di un bellissimo mosaico, quindi di una domus di età romana molto ricca che si trova in quest'area, avanti, che è la domus di Orfeo. Quindi vedete la meraviglia di questo mosaico dove c'è Orfeo che ammansisce gli animali con il suo canto. E questo fa parte di una domus di età romana con dei mosaici pavimentali molto ricchi e molto ben conservati, dove attualmente appunto stiamo lavorando. Avanti. Ah, stiamo proprio correndo per arrivare, come mi ha chiesto la vostra direttrice, per arrivare proprio alla fine, insomma, per vedere tutti i periodi per l'età vandalica. Quindi dopo l'età romana, intorno al V secolo, arrivano in Sardegna i Vandali, quindi la dominazione vandala. E uno dei più importanti ritrovamenti è questo delle navi trovate al porto di Olbia. Quindi questi sono dei legni di età vandalica che si conservano praticamente perfettamente. Avanti. E questi si possono ammirare al Museo di Olbia. Ci sono alcune navi, diciamo, onerarie. E poi ci sono altre piccole, più piccole imbarcazioni di periodo successivo. E queste furono affondate nel porto di Olbia proprio nel momento in cui arrivarono i Vandali. Quindi questo è il proprio momento dell'assedio dei Vandali in Sardegna. Avanti. Per il periodo bizantino vi ho messo come esempio la tomba di Sant'Andrea Priu, è una Domus Deianas come quelle che abbiamo visto prima, ma che è stata usata anche in epoca tardo-romana, come dimostrano queste pitture, ma soprattutto avanti, in epoca bizantina. Infatti quest'ipogeo è affrescato, con scene del Vangelo, con scene di Cristo, avanti, ve ne ho messo una in particolare che rappresenta, vedete, la strage degli innocenti, quindi appunto sono dei racconti che vengono dal Nuovo Testamento e in questo caso da questa parte sulla sinistra c'è l'Epifania, diciamo così, quindi i magi che arrivano a trovare Gesù e poi invece lì a fianco la strage degli innocenti. Vedete con che sistema è realizzata anche la decorazione del soffitto, con tutto questo sistema di stelle veramente molto particolare. Avanti. Cosa abbiamo messo adesso? Adesso chiaramente dopo l'età bizantina arriviamo all'età dei giudicati, quindi in Sardegna dopo l'età bizantina si formano questi regni indipendenti, sono quattro regni, uno di questi era il regno di Torres e questa è la chiesa di San Gavino che si trova sempre a Porto Torres dove il mosaico che abbiamo visto prima. Ed è la più importante basilica presente nel territorio, basilica romanica presente nel territorio dell'isola. Andiamo avanti. Questi giudicati, quindi questi quattro regni, erano dei regni indipendenti, avevano anche delle leggi, diciamo così, particolari. Un'altra importantissima testimonianza che avete visto anche nella mostra fotografica è la basilica di Saccargia. Questa si trova proprio vicinissima a casa mia. Avanti. Questa è una foto che abbiamo fatto pochi giorni fa. Avanti. Anche questo è l'altro lato. Aveva un grandissimo convento e questo pozzo era al centro del chiostro che purtroppo non si conserva. Si conservano solo le rasature dei muri. Avanti. Ecco.
Quindi, come vi dicevo, ecco, questo è uno schema di come erano divisi i giudicati, quindi vedete queste quattro entità statuali. Quella che vedete in verde era il giudicato di Arborea, che è l'ultimo giudicato che rimane, diciamo così, indipendente, e in particolare questo era guidato in un certo momento da una figura molto importante, quella di Eleonora d'Arborea, quindi pensate una giudicessa, e questa è la statua appunto Eleonora che c'è nella città di Oristano. Quindi, visto che siamo nelle città capoluogo, e stiamo parlando di una figura femminile importante, andiamo avanti. Per Nuoro vi ho messo invece la statua dedicata dalla città Grazia Deledda. Nuoro è la città, diciamo così, della Barbagia, quindi della parte più montuosa della Sardegna. È chiamata anche l'Atene della Sardegna perché ha dato i natali a numerosi scrittori e in particolare Grazia Deledda che è premio Nobel, quindi l'unica donna premio Nobel per la letteratura italiana ce l'abbiamo in Sardegna. E a fianco invece vedete la statua del Redentore che è proprio a breve distanza, che è il simbolo della città. È una statua altissima che domina proprio tutta la città. Avanti. Quindi, sempre il giro delle capitali, sempre dalla vostra mostra, un'immagine dei candelieri. Questa invece è Sassari. Qui si svolge una festa. Andiamo avanti. Una festa che è patrimonio dell'UNESCO, è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO, e in pratica questi ceri vengono trasportati ogni anno nel giorno dell'Assunta, il 14 agosto, vengono trasportati lungo la città fino a questa chiesa, la chiesa di Santa Maria, proprio per ringraziare la Madonna di aver salvato la città in occasione di una pestilenza. Quindi a Sassari, oltre a questa grande festa che si chiama Festa Manna, c'è un'altra grande festa che però non è una festa religiosa, è una festa civile. Andiamo avanti. Che è una sorta di parata, la cavalcata sarda. Questa non ha una grande tradizione come i candelieri, ma è nata in pratica come un omaggio alla regina Margherita di Savoia. E quindi tutti i comuni della Sardegna sfilano col proprio abito tradizionale, e quindi sia a cavallo sia a piedi, questo la terza domenica di maggio di ogni anno. Andiamo avanti. Quindi vi faccio vedere alcune immagini della cavalcata, quindi oltre alla sfilata ci sono anche i balli tradizionali, qui vedete in particolare il ballo d'Uddu, avanti. Ecco, chiaramente la cosa più sorprendente sono questi meravigliosi abiti tradizionali, in particolare alcuni sono veramente molto ricchi e elaborati, questi sono tutti completamente ricamati a mano, questo in particolare è l'abito di Osilo. Avanti. Vi ho messo anche un altro paio di esempi, ogni comune proprio ha l'abito ha la sua particolare foggia e poi c'è l'abito della festa, l'abito delle vedove, l'abito chiaramente maschile, insomma anche qui si apre veramente un mondo. Avanti, vediamo chi vi ho messo. Ah, ecco, e poi nella sfilata ci sono comunque anche i gruppi relativi alle maschere tradizionali. Questi in particolare sono Mammuttone e Sei Soccadores, che sono tra le maschere più famose della Sardegna e diciamo rappresentano un po' la dicotomia tra padroni e servi. Avanti. Infine, la città di Cagliari. Quindi siamo arrivati nel capoluogo. Cagliari è bellissima, è una città portuale. Qui vedete appunto una vista dal quartiere di Castello. Andiamo avanti. È sempre un monumento importante è il bellissimo bastione di Saint-Rémy, che vedete molto molto imponente. Sulla sua cima si gode veramente un panorama veramente spettacolare. Avanti. Recentemente è stato riaperto, tra l'altro, è rimasto chiuso per restauro un periodo.
Invece a Cagliari la festa più importante è una festa religiosa, quella di Sant'Efisio, che si svolge ogni 1º maggio, e quindi la statua del santo che viene portata su un carro trainato da buoi dalla città di Nora, che si trova a una trentina di chilometri. Anche in questo caso c'è una processione che composta dai rappresentanti di tutti i comuni della Sardegna. E la particolarità è che al passaggio del carro viene proprio steso un tappeto di petali di rose, quello che si chiama Saramadura. Quindi qui vedete proprio il momento del passaggio del carro di Sant'Efisio al porto, davanti al municipio, e in questo momento tutte le navi che sono nel porto suonano le sirene. Quindi è proprio una festa molto bella e coinvolgente. Andiamo avanti, quindi ho chiuso l'ultimissima diapositiva e il bellissimo scatto che avete visto del tramonto di Alghero, che è sicuramente il tramonto più bello dell'isola. E appunto vediamo una vista del porto, vediamo una vista della città con i bastioni e sullo sfondo il promontorio di Capocaccia. E quindi io con questo tramonto spero insomma di avervi fatto fare un bel viaggio nella mia isola e di farvi venire la voglia di venire a visitarla. E vi lascio la parola nel caso insomma ci siano delle domande. Ecco, prima di lasciare la parola alle domande, voglio ringraziare veramente Nadia per questo viaggio meraviglioso e notando che veramente hai ripercorso tutta la falsariga della mostra, anche la chiusura con il tramonto di Quindi Alghero. non ci siamo messe d'accordo, hai visto? Siamo state Sì, non ci brave. siamo sentite e abbiamo avuto, diciamo, lo stesso sentire. E poi è stato molto bello anche vedere, credo, i tuoi bambini in qualche diapositiva che ci aiutano a capire la dimensione. Esatto. In metri, insomma, la dimensione del patrimonio, ma anche la dimensione umana del patrimonio, no? Certo. Proprio perché si vede quanto queste strutture antichissime fossero fatte proprio per le persone. E adesso, appunto, ci sono delle domande e andiamo a vedere in chat. Straordinaria esposizione. Molte grazie, Grazie a voi. Giulia di Jena. E allora c'era una domanda Domanda o un sul commento? bronzetto, sì, il bronzetto di Quella era Tempi la mia Pittiche. domanda e prima ce n'era una di un'altra persona che però non so perché non riesco più a Visualizzare. visualizzare perché era sulle Q&A, era sulle Q&A e non riesco a visualizzarla. Forse Direttrice, leggo io, ce n'è sì, una su grazie domande e Giuseppe. risposte che dice: quali civiltà hanno abitato su quest'isola? Quali sono state i loro contributi? Questa è quella che è Sì. in domande e risposte, poi ci sono quelle in chat. Come abbiamo visto, la civiltà che si forma in Sardegna proprio dopo l'arrivo in Sardegna è una civiltà autoctona, quindi è una civiltà che si sviluppa, è proprio la civiltà sarda, almeno fino all'età nuragica, che comunque ha dei contatti con l'esterno, come abbiamo visto già dall'Ossidiana, quindi c'era uno scambio con le altre popolazioni del Mediterraneo. Ma pensate, studi genetici hanno dimostrato che anche attualmente la popolazione della Sardegna ha in gran parte lo stesso DNA di quelle popolazioni neolitiche. Quindi si tratta di una delle popolazioni più conservative a livello mondiale, insieme ai baschi. Quindi all'enclave basca della Spagna. E
Quindi poi tutte le altre civiltà che si sono susseguite le abbiamo viste perché le civiltà che hanno conquistato poi la Sardegna sono stati i cartaginesi, quindi provenienti dall'attuale Tunisia, da Cartagine. Ovviamente faceva parte poi, dopo i cartaginesi, sono arrivati i romani, quindi la Sardegna, come tutto il Mediterraneo, faceva parte dell'Impero romano. I Vandali sono passati, come abbiamo visto, hanno affondato tutte le navi, i Bizantini si sono impiantati in Sardegna e lì ugualmente è nata questa civiltà particolare che è quella dei regni, dei Giudicati. Dopodiché, appunto, inizia la dominazione prima da parte degli Aragonesi, poi appunto la dominazione spagnola e infine la Sardegna viene in pratica attribuita ai Savoia e quindi diventa la prima regione italiana, infatti il primo tassello dello Stato italiano si chiamava Regno di Sardegna perché i piemontesi, i Savoia e i Sabaudi avevano questo territorio e quindi è da lì che poi si nasce lo Stato italiano. Sì, intervengo anch'io perché questa è una cosa veramente interessante a cui non si pensa, perché il Regno d'Italia diventa Regno d'Italia soltanto dopo, ieri esattamente, erano 161 anni, no? Dall'unificazione italiana, e perché appunto il Regno d'Italia è stato proclamato in Parlamento il 17 marzo 1861. Ecco, diciamo, ricordiamo questa Sì. importante ricorrenza, tanto importante sul piano istituzionale, ma diciamo che prima di questa data, il Regno d'Italia, diciamo formalmente come istituzione non esisteva, esisteva il Regno di Sardegna. Perché? Esatto. Perché la corona che fece sì che il duca di Savoia diventasse re dopo la guerra di successione spagnola, no? Se non ricordo male, nel 1720, al duca di Savoia, che non mi ricordo più se quale Vittorio Emanuele o Emanuele Filiberto fosse, non mi ricordo il nome, ma a lui fu data la corona di Sardegna in esito a una spartizione del territorio della corona spagnola. Esatto, poi da lì appunto si sviluppa tutto il processo di unificazione che poi porta nel 61 all'unità d'Italia. Esatto, sì. E mi ricordo anche che a Cagliari insegnava, non so se insegna ancora, non credo, e non so se è ancora vivente, non credo, ma un professore, Pierfrancesco Casula, che scrisse un'intera letteratura su questa. Sì, è uno studioso ancora, insomma, avanti con gli anni, ma è ancora uno studioso. Ancora mi fa molto piacere perché risale a una ventina d'anni fa. Sì, ma è ancora molto attivo. È ancora attivo, mi fa molto piacere il professor Casula, credo che si pronunci Casula, Casula, che sì. sviluppa questo filone di studio sotto il profilo istituzionale del Regno d'Italia che prende origine e radice dal Regno di Sardegna. Diciamo, Certo. molto importante ricordarlo, ecco. Quindi la Sardegna vive in questo splendido isolamento, ma è anche molto al centro, insomma, della nostra storia nazionale, chiaro. Bene, e poi c'era la mia domanda, che era appunto una mera curiosità, le quattro branche. Bronzetto. Sì, allora, quello in effetti viene chiamato anche il demone a quattro braccia, perché appunto rappresenta una figura sì umana, però a quattro occhi e appunto quattro braccia, quasi come a dargli insomma una forza in più, quasi come volessero rappresentare, diremmo oggi, un superpotere.
E quindi si è pensato appunto a un'entità chiamata insomma Demone, e appunto ugualmente anche i quattro occhi sarebbero una ulteriore potenza insomma nel poter vedere, nel poter combattere. E anche se anche in questo caso c'è chi pensa che invece rappresenti anche in quel caso una maschera. E quindi, insomma, qualcosa magari che poteva servire durante il corso di un combattimento per spaventare magari il nemico. Però anche da lì si trovano dei dettagli importanti, perché, per esempio, ci sono i dettagli importanti negli scudi, nelle spade, eccetera. Quindi anche quel bronzetto è stato oggetto di studio per ricostruire l'armamento, diciamo così, i vestiti dei nuragici. Interessante. Io avrei un'altra domanda che magari appunto era stata accennata la risposta già, però ho qualche curiosità in più circa la funzione delle torri nuragiche, che non è... Come Sì. sì, anche lì insomma ci sono varie teorie, perché diciamo che si è passati da una teoria più di tipo militarista, quindi dove si vedeva quasi dei poli di difesa del territorio, invece una teoria che vede nel nuraghe proprio il polo di occupazione del territorio. Quindi immaginatevi un po'. Questa rete che era sviluppata sul territorio, in certi punti era più densa e più ravvicinata, in altri punti una maglia un po' più larga. Però tutti questi siti erano in collegamento uno con l'altro, quindi rappresentavano proprio un modo per occupare il territorio, dividere le risorse. È insomma una veramente un'enorme pianificazione. Se pensiamo che noi oggi ne contiamo 10.000, ma è probabile che il numero originario di queste torri fosse ancora molto, molto più alto. E quindi proprio occupava il territorio capillarmente, era una forma di, la loro forma di antropizzazione, di organizzazione. Comunque sempre militare, quindi Non, non solo allora, non solo militare, perché ripeto, poteva avere una funzione difensiva sicuramente, nel senso che, per esempio, anche all'interno ci sono, per esempio, dei silos dove si pensa venisse stoccata la riserva, per esempio, del grano della comunità. Però non solo, perché all'interno, per esempio, ci sono spesso dei vani con dei sedili, quindi ce lo indicano proprio come una sorta di punto dove si riunivano i capi delle famiglie, dove comunque si svolgevano le attività. Per esempio, in alcuni nuraghi sono trovate tracce della panificazione, in altri della metallurgia. Quindi era proprio un edificio dove si svolgevano tutte le attività. Un po' sì, in effetti richiama il modello del castello medievale. Interessante. Beh, vi aspettiamo per vederli, insomma, perché bisogna entrarci Io, dentro come questo. sai, Sì. anche la scorso anno volevo venire e Hai quest'anno provato. sicuramente verrò a trovarti in Sardegna. Non so se Giuseppe vede altre domande nel question and answer. No, non No? ce ne sono altre al momento. In chat non ce ne sono neanche, per cui io saluterei la nostra ospite di oggi e la ringrazio per la sua esposizione veramente molto completa e affascinante, e ci ha presentato la sua regione con i suoi occhi e con il suo cuore, perché comunque l'abbiamo Molto. anche vista in azione. Sul territorio, con la passione che contraddistingue chi lavora al patrimonio, alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio in Italia. I nostri amici architetti, archeologi, storici dell'arte, delle soprintendenze, dei musei, degli archivi, delle biblioteche e tutti, anche gli archivisti, i bibliotecari, non dimentichiamoceli.
tutti il personale e i professionisti impegnati nella valorizzazione del patrimonio italiano sono una risorsa straordinaria per l'Italia. Quindi Vero. ringraziamo Nadia. Io ringrazio la direttrice, ringrazio il pubblico e veramente sono molto contenta di questo invito e di aver avuto l'opportunità di presentarvi la mia isola. Grazie Nadia ancora di nuovo, grazie al pubblico ancora collegato e diamo appuntamento alla prossima settimana con il webinar di introduzione al lavoro della compagnia teatrale sarda di Alghero che qui lavorerà e si esibirà al Teatro Pirandello. E saluto tutti, e buon pranzo, buona sera in Italia, arrivederci, a presto. Arrivederci, a presto. Arrivederci.